Inaugurata a Portoviro la casa funeraria Ferrari Domus Delta, un progetto innovativo e di servizio alla comunità. Il progetto della casa funeraria Domus Delta nasce con l'obiettivo di offrire conforto e riservatezza alle famiglie in lutto. Gli ambienti interni sono composti da 5 microcosmi, piccoli spazi intimi che permettono alle famiglie di riunirsi attorno al defunto in modo privato e rispettoso. Ciascun microcosmo porta il nome di fiori tipici del Delta, richiamando il legame con il territorio e la natura circostante. Ringrazio poi tutti i colleghi e collaboratori dell'impresa Fondo del Ferrari, veri e propri componenti della famiglia. Attraverso di loro e attraverso l'impegno che mettono ogni giorno nel loro lavoro, la nostra impresa può vantare uno standard qualitativo altissimo. Ringrazio poi nuovamente per la professionalità, competenza, tenacia, dedizione al progetto dell'architetto e soprattutto grande amico personale di famiglia Parri di Guardelli. Senza di lui, la nostra casa funeraria non avrebbe mai potuto raggiungere un livello di accuratezza come quello che vedete tra poco. E soprattutto non sarebbe stato possibile costruirle in più solo anni. Grazie a lui siamo riusciti a far realizzare tutte le accortezze necessarie, estetiche e soprattutto operative nei tempi richiesti. Ha messo in questo progetto, oltre che tutta la sua professionalità, anche tutto l'amore per il suo lavoro, è riuscito a risolvere con estrema professionalità e competenza tutti i problemi e gli imprevisti incontrati in lungo periodo cantieristico. È stato un grande. E appunto senza di tutto questo ancora non sarebbe. Quest'opera sarà il gioiello che porterà avanti il nostro nome, il nome della famiglia Ferrari, che ha 100 anni da 5 generazioni nel servizio delle famiglie del Terrepo. Grazie papà e grazie mamma. E qua si è avuto il coraggio, grazie anche a Stefano, e non solo, a realizzare una struttura completamente nuova, dove saranno dati dei servizi importanti, dei servizi nuovi per far permettere alle persone che hanno subito un lutto, che hanno comunque avuto delle mancanze, di stare vicino ai propri cari per tutto il tempo necessario, per il tempo anche oltre quello che prima una volta era immaginabile. E sono stati investiti tanti soldi, sono state investite tante energie soprattutto locali, questo sicuramente è un elogio che dobbiamo fare a chi ha realizzato la struttura. E naturalmente è stata data la possibilità di riqualificare una parte importante di Portoviro legata alla vecchia contadina, insomma. Oggi noi andiamo, attraverso l'ingegno, il sacrificio e l'impegno dei nostri privati cittadini, che sono anche imprenditori, a dare un servizio ulteriore alla nostra città. E guardate che la qualifica di città, che comporta che questa debba dare determinati servizi, non si può più basare solamente sull'offerta pubblica, perché sappiamo che ormai le risorse pubbliche sono ben risicate, ma quando in gioco entra la sinergia tra privati e pubblico, allora lì possiamo fare grandissime cose. Io ho scoperto in questa attività che ho capito una cosa, non è per tutti. Seconda cosa, è un'attività anche difficile, perché bisogna rapportarsi con il dolore delle persone. Rapportarsi con il dolore delle persone è una cosa, io penso, sia molto difficile da conseguire. Però penso che con tre caratteristiche, ecco, principali, si possa provare a rapportarsi con questo tipo di dolore, che sono queste tre caratteristiche sono il rispetto, la professionalità, come dicevo prima, e l'umanità.